Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questa è la mia seconda guida alla piattaforma Crypto Revolution Time, durante la quale vedremo come presentare i documenti e superare quindi la procedura KYC, Know Your Customer, per poter effettivamente operare e attivare i servizi di cloud mining e masternode. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sai, se segui questo canale, ci tengo sempre alla massima trasparenza. Questo video non è direttamente sponsorizzato da Crypto Revolution Time. Ciò detto, collaboro all'azienda nel ruolo di advisor e quindi ho un interesse professionale diretto affinché tutto vada bene. Inoltre, tieni presente che non sono un promotore finanziario e questo video non costituisce un consiglio di investimento. Piuttosto, nei prossimi minuti mostreremo la procedura dal punto di vista estremamente pratico. Fai sempre le tue valutazioni in prima persona prima di prendere delle decisioni o di investire. Ma perché tutte le piattaforme che operano in campo criptovalutario ci chiedono di caricare i documenti? Ebbene, serve per completare la procedura KYC, KYC oppure Know Your Customer, in definitiva conosci i tuoi clienti. Si tratta sostanzialmente di un obbligo di legge che impone a tutte le piattaforme che hanno a che fare in qualche modo con prodotti finanziari o legati comunque al mondo della finanza di sapere esattamente con quali clienti hanno a che fare e saperli identificare in caso di abusi o richieste da parte dei vari governi. Il momento esatto in cui sia necessario da parte dei servizi richiedere ai clienti di presentare i documenti varia a seconda della nazione e ci sono moltissime interpretazioni diverse. Piattaforme come Coinbase, ad esempio, ci chiedono immediatamente di presentare i documenti, mentre altre come Crypto Revolution Time lo fanno solamente subito prima di effettuare effettivamente la vera operatività. Quindi è possibile registrarsi gratuitamente, ma poi per operare è necessario caricare i propri documenti. Come primo passo pratico dobbiamo ottenere un account su Crypto Revolution Time. Se quindi ancora non l'avete fatto, registratevi alla piattaforma seguendo il link che trovate all'interno del messaggio che vi appare qua sopra. Ora dobbiamo scattare qualche foto del nostro documento di identità. Ci serve una nostra foto, quindi un selfie con il documento in mano. Una foto del solo documento di identità dal lato frontale e una foto del solo documento di identità sul retro. Sono accettate carte di identità, patenti e passaporti, tutti a patto che siano ancora in corso di validità. Il modo più rapido per ottemperare a questa necessità è di scattare qualche foto con il telefonino. Vi do un paio di suggerimenti rapidissimi. Posizionatevi innanzitutto in una stanza ben illuminata, idealmente con la luce che punta direttamente quanto state fotografando, non come ho fatto io nell'esempio. Quindi volete avere la luce sul davanti oppure la luce che punta sul documento. Attenzione a non farvi ombra con il braccio che sostiene il telefono, se avete la fonte luminosa sul davanti, scattate tenendo la mano quanto più ferma possibile, mi raccomando. E provate a mantenere disattivato il flash, perché altrimenti a corta distanza rimbalza sul documento e quindi diviene tutto un unico alone luminoso. I ragazzi comunque in linea di massima sono abbastanza accomodanti e quindi basta che il documento sia leggibile, che si veda chiaramente che siete voi ritratti nell'immagine, che si legano tutti i dati anagrafici e non dovreste avere problemi a superare la validazione. Ora dovete gestire una piccola noia. In particolare, la piattaforma di Crypto Revolution Time non supporta e non consente di caricare immagini più grandi di 2500x1500 pixel, quindi entrambi i requisiti devono essere soddisfatti. La maggior parte degli smartphone moderni scatta delle foto che sono notevolmente più grandi perché siamo nell'ordine delle decine di megapixel e quindi sostanzialmente dobbiamo ridimensionarle manualmente. Per rispondere a questa esigenza, vi consiglio di trasferire i file delle foto dal vostro telefonino al computer, dopodiché cliccatevi sopra con il pulsante destro del mouse, selezionate proprietà, spostatevi alla scheda dettagli e sotto il gruppo immagini dovreste vedere le dimensioni.
verificate appunto che siano inferiori a 2500x1500 pixel. Se effettivamente le dimensioni dei file sono inferiori a questi due numeri, non dovete fare altro perché potete andare avanti e procedere con il caricamento. Se invece sono superiori, dovete ridimensionarli ora prima di proseguire. Se già padroneggiate un minimo di grafica digitale, potete naturalmente utilizzare il programma per ridimensionare le immagini che preferite. Se però non avete nulla sotto mano, potete tranquillamente utilizzare la funzione esposta nativamente dall'app Foto di Windows 10. In particolare, aprite la vostra foto, cliccate sui puntini in alto a destra, scegliete il comando ridimensiona e da qui scegliete l'opzione 2MP, quindi 2 megapixel. Salvate la copia del file ridimensionato e ricontrollate che effettivamente le dimensioni soddisfino ai limiti che abbiamo detto in precedenza. Se per qualsiasi motivo l'immagine dovesse ancora essere ancora più grande di quello che abbiamo detto, ripetete la procedura e questa volta selezionate 0,25 mp dal menu a tendina per avere delle foto ancora più piccole. In questo caso sicuramente ci starete dentro. Bene, ora che abbiamo ottenuto i file che sono pronti al caricamento, torniamo sul sito cryptorevolutiontime.io ed effettuiamo login. Una volta davanti alla nostra dashboard, clicchiamo sul link configurazione dal menu in alto a destra e da qui seguiamo il link KYC KYC che troviamo in alto. Notiamo che di fianco all'etichetta Documents sono presenti tre voci con la dicitura non sei verificato. Procediamo quindi in questo modo: dal menu a tendina sottostante selezioniamo la prima opzione, quindi Picture of you with your ID in your hand, e selezioniamo Aggiungi file. Selezioniamo in particolare dal nostro PC la foto nostra, quindi il selfie con il documento in mano, e dopodiché clicchiamo Invia per inviarla. Dalla pagina di anteprima confermiamo di nuovo cliccando di nuovo invia, mi raccomando, questo passaggio è molto importante perché la procedura vada a buon fine, e notiamo che la prima voce corrispondente a Documents è divenuta in attesa. Ripetiamo quindi l'operazione: dal secondo menu a tendina selezioniamo la seconda foto, rifacciamo invia e riconfermiamo di nuovo, e quindi infine la terza opzione, stessa cosa, terza foto, e facciamo di nuovo invia. Come procedura, per quanto ci riguarda, è completata. Dobbiamo solamente aspettare che gli operatori di Crypto Revolution Time validino concretamente il nostro documento. La procedura, l'operazione generalmente si conclude entro 48 ore e dal canto nostro possiamo averne conferma tornando al pannello di controllo e notare che al posto delle opzioni da verificare che avevamo prima troveremo una lista in verde con scritto verificato. Se tutte e tre le opzioni sono effettivamente in verde, abbiamo superato il Know Your Customer e quindi siamo concretamente pronti ad operare. Se dopo 48 ore non dovessimo ancora vedere tutto in verde, possiamo contattare gli operatori di Crypto Revolution Time tramite il form disponibile sul sito. Ora che la procedura è completata, possiamo concretamente accedere ai servizi offerti da Crypto Revolution Time, in particolare il mining di Bitcoin, Ethereum, Litecoin e le altre monete proposte all'interno della piattaforma di cloud mining, oppure la gestione dei masternode condivisi. Se gli argomenti vi interessano, trovate tutte le guide dedicate seguendo il link che trovate qua sotto. Bene, da Zana di Turbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio davvero in anticipo se troverai il tempo di farlo. Per essere informato invece ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Alla prossima, ciao! Seguendo il link che appare...